Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi facciamo vedere un meal prep interamente dedicato alle verdure. Vi facciamo vedere alcune ricette e preparazioni per fare scorta di piatti gustosi già pronti da tenere poi in frigorifero o in congelatore a seconda di quanto li volete conservare. In questo modo avrete davvero tante ricette buonissime sempre pronte a portata di mano. Qui ho tutte le verdure che ho già lavato, adesso le taglio a cubetti, a pezzettoni e ci rivediamo tra un attimo. Ho tagliato quindi a cubetti tutte quante le verdure, adesso inizio con la prima ricetta. Andremo a fare una vellutata. E per comodità le verdure che utilizzo per la vellutata le ho semplicemente tagliate a cubettoni perché tanto poi va frullato tutto quanto. In ogni caso in descrizione trovate le dosi di tutto quello che prepareremo oggi. Verso tutto quanto in una pentola capiente. Copro con dell'acqua. E adesso aggiungo un filo di olio. E un pochino di sale. E adesso non mi rimane quindi che dare una mescolata veloce, copro con il coperchio e lascio ammorbidire le verdure bene. La crema di verdure è pronta per essere frullata, le verdure sono ben cotte. Vi consiglio di evitare di frullare le verdure se c'è troppa acqua all'interno, quindi prima di frullare togliete con un mestolino un po' di brodo vegetale, in questo modo, che poi se vi serve lo aggiungete. Se non vi serve lo potete conservare, è un ottimo brodo, saporitissimo ed è molto comodo avere poi del brodo sempre a disposizione. E adesso possiamo frullare. Frulliamo bene quindi tutto quanto con un frullatore ad immersione. La patata, quando viene frullata, sviluppa gli amidi e renderà poi la crema di verdure davvero vellutatissima. Adesso possiamo riempire i contenitori, dato che questa crema è molto calda, ho scelto di mettere tutto quanto all'interno di contenitori di vetro e la lascio intiepidire qualche minuto prima di chiuderli. Diciamo che quando smetterà di fumare si possono chiudere. E anche in questo caso ovviamente mettiamo l'etichetta con il numero di porzioni e la data. Adesso invece con le verdure che ho cubettato a pezzetti piccolini preparo la base per il minestrone, che è davvero comodissima. Allora prendo una bella ciotola capiente e vado a mettere all'interno le verdure. Aggiungo quindi le patate, metto anche le carote e i finocchi insieme. Un po' di zucchine che ci stanno molto bene e il porro, ma potete mettere anche della cipolla. Per rendere il minestrone ancora più gustoso e nutriente aggiungo subito anche un po' di lenticchie rosse o decorticate. Se volete aggiungere i legumi, quindi scegliete o le lenticchie decorticate o altri legumi decorticati, in modo da non dover fare l'ammollo. Vanno bene anche le lenticchie intere, ma mi raccomando non i ceci, non i fagioli, perché quelli hanno assolutamente bisogno dell'ammollo. Adesso posso mescolare il mix di verdure in modo da avere un composto abbastanza omogeneo. Guardate già che bello, è davvero un'esplosione di colori, bellissimo. Bene, praticamente il minestrone è pronto per essere conservato. A questo punto prendo dei contenitori, potete utilizzare sia dei contenitori monoporzione che dei contenitori più grandi, questa è a vostra scelta. Quindi lo verso all'interno dei contenitori e, importantissimo, aggiungo un'etichetta. Ci scrivo che cosa c'è dentro, quindi minestrone, e aggiungo la data, che è un dato davvero molto importante quando andiamo a conservare le cose, soprattutto in freezer. L'etichetta l'abbiamo fatta semplicemente mettendo un pezzetto di scotch di carta e poi con un pennarello ci abbiamo scritto sopra. Io in campagna avevo tantissima verdura di campo mista, davvero bellissima. Quindi l'ho raccolta e adesso la posso lavare velocemente sotto l'acqua corrente.
Come vedete, all'interno ci sono davvero tantissime verdure, ci sono le verdure di campo, l'abiete, delle cimette di rapa. Ovviamente questo discorso vale per tutte le verdure a foglia, anche semplicemente degli spinaci. La cottura è molto semplice, basterà mettere le verdure lavate all'interno di una pentola capiente, aggiungete un po' di acqua, coprite con il coperchio e lasciate cuocere per circa 15-20 minuti. La verdura a foglia è pronta, dopo averla cotta l'ho scolata bene da tutta quanta l'acqua di cottura e l'ho lasciata intiepidire qualche minuto. A questo punto, anche in questo caso, possiamo mettere all'interno dei contenitori. La verdura così cotta si mantiene molto molto bene anche semplicemente in frigorifero. Le verdure così conservate sono davvero comodissime, potete realizzarci infatti una marea di ricette. Potete preparare dei semplici contorni magari aggiungendo qualche patata, oppure possono essere utilizzate per i ripieni come ad esempio quelli dei calzoni, torte salate, eccetera. Oppure a me piacciono anche tantissimo con della pasta, quindi sono davvero super super comode. Passiamo adesso alla prossima ricetta. Voglio farvi vedere come è facile preparare il mix per fare il curry, ricetta che io adoro, è piaciuta tantissimo anche a voi, quindi la andiamo subito a preparare. Se volete, su nelle schede trovate la ricetta per preparare il curry che abbiamo fatto qualche tempo fa, è davvero buonissimo. Ho messo un filo d'olio in padella, adesso vado ad aggiungere il porro che ho tagliato a pezzettini e aggiungo anche i funghi. Le verdure che utilizzo per preparare il curry oggi sono leggermente diverse da quelle nel video, però vanno benissimo comunque tutte le verdure che vi piacciono. Aggiungo anche un pochino di maggiorana e un po' di sale. A questo punto lascio che i funghi e il porro si ammorbidiscano e soprattutto i funghi inizino a perdere l'acqua di cottura. Dopo circa 10 minuti i funghi e i porri saranno ammorbiditi, a questo punto aggiungiamo il resto delle verdure. Metto subito anche le spezie e aggiungo un po' di garam masala che ci sta benissimo, aggiungo anche un po' di curry, della paprika e una puntina di aglio in polvere. Bene, adesso mescolo tutto quanto e copro con il coperchio. A questo punto lasciamo cuocere le verdure fin quando saranno ben morbide. Il curry è pronto, guardate che belle queste verdurine. Le patate si sono ammorbidite bene, anche le carote, quindi siamo pronti per confezionare tutto quanto. Queste verdure sono ottime anche da mangiare così, quindi utilizzate come contorno se non avete voglia ad esempio di farvi il curry completo. Quando lo vorrete utilizzare basterà mettere le verdure ancora congelate direttamente in padella, aggiungete magari un filo d'olio e le fate ammorbidire e sfrigolare bene. A quel punto, se volete realizzare il curry, basterà aggiungere i legumi che preferite e il latte di cocco. In meno di 10 minuti avrete fatto. Se invece lo volete utilizzare come contorno, basterà far saltare le verdurine con un filo d'olio e magari ci potete aggiungere qualche crostino di pane. Prepariamo adesso un pesto di carciofi buonissimo e anche super semplice da fare. La prima cosa che faccio è appunto cuocere i carciofi, questi sono già puliti, li vado a mettere in una padella e aggiungo subito un filo d'olio, uno spicchietto di aglio e anche qua un po' di erbette aromatiche, la maggiorana che è sempre buona. A posto. Per facilitare la cottura dei carciofi aggiungo anche un goccino di acqua, chiudo con il coperchio e li lascio cuocere per circa 15 minuti, i carciofi si dovranno ammorbidire. I carciofi sono pronti, ho tolto ovviamente lo spicchio d'aglio e adesso siamo pronti per frullarli insieme al resto degli ingredienti e creare questo pesto barra crema davvero sfiziosissima. Allora, li vado a mettere all'interno del boccale di un frullatore. E aggiungo della frutta secca che ho prima ammollato con un po' di acqua tiepida, io sto usando anacardi e mandorle. Aggiungo anche i fagioli cannellini cotti e scolati. Un pizzico di sale. E una punta di succo di limone. La quantità va a vostro piacimento.
Anche se avevo già messo l'olio per cuocere i carciofi, ne aggiungo comunque un altro goccino e siamo pronti per frullare. E questo è il risultato. Se fate fatica a frullare bene tutti quanti gli ingredienti, potete anche aggiungere un goccino d'acqua. Dipende molto da quanta acqua hanno ancora i carciofi all'interno. Dovrete comunque ottenere una crema bella compatta come questa. Il sapore è davvero unico, è ottima sia utilizzata con della pasta, oppure questa crema può essere utilizzata anche con dei crostini di pane, davvero buonissima. Metto nei contenitori quindi e chiudo, sempre mettendo l'etichetta. Ed ecco qua tutto quanto il nostro meal prep di verdure pronto. Ci abbiamo messo all'incirca 2 ore, quindi per fare tutta questa roba davvero poco, e sono venute tantissime cose. Considerate che le porzioni totali sono all'incirca 30, quindi davvero tanta roba, e abbiamo qui il minestrone che, essendo crudo, è quello che vi consigliamo di tenere solo in congelatore. In congelatore le verdure crude si mantengono molto meglio, invece se lo tenete in frigo ha una durata davvero brevissima. Per tutto il resto delle preparazioni invece che sono cotte, potete scegliere voi se metterle in congelatore, si mantengono per almeno 2 mesi, oppure in frigorifero. In frigorifero la durata è di circa 4 giorni. E abbiamo qua tutte le verdure cotte, la crema di carciofi e anche un po' del brodo che avevamo preso dalla vellutata. Abbiamo qua appunto la vellutata o crema di verdure. E infine il curry di verdure, che può essere però anche un semplice contorno. Io vi ricordo che le dosi e gli ingredienti, più tutte le informazioni utili, sono scritte in descrizione. Ovviamente potete aumentare o diminuire le dosi a seconda di quante persone siete e di quanto meal prep volete fare. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, attivate la campanella così potrete rimanere aggiornati con tutti quanti i nostri nuovi video. E noi ci vediamo come ogni mercoledì, il prossimo mercoledì, sempre alle 2, qui sul canale. Ciao!